carissimo saluto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di sintonizzarsi con la nostra comunità parrocchiale di San Bernardino. E siamo invitati in questa terza domenica di Avvento a gioire, gaudete. E questo è il senso più profondo di questa domenica, gaudete, cioè gioite. Gioite perché? Perché Dio è in mezzo a noi. E tutta la liturgia di questa terza domenica è incentrata sul tema della gioia. E nella prima lettura ascoltiamo come il profeta dice: io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio. E poi anche lo stesso Salmo che riprende il cantico della Beata Vergine: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. E poi l'Apostolo nella seconda lettura che ci invita a rimanere nella gioia, nella letizia. Questo perché? Perché il Signore è in mezzo a noi, si sta avvicinando. Quindi sia il profeta, come tutti i profeti dell'Antico Testamento, sia Maria, ma anche un altro protagonista, ancora una volta protagonista del Vangelo, Giovanni Battista, ci invitano a essere nella gioia. Per quale motivo? Perché abbiamo incontrato, o meglio, hanno incontrato il Signore nella propria vita, nella propria esistenza. Pertanto la loro vita è diventata una vita gioiosa. Anche quella vita così austera di Giovanni Battista è una vita vissuta nella gioia, perché la gioia è il gusto del bene e loro sono nel bene. Anche Paolo, anche Isaia, anche tutti coloro che soffrono, tutti i profeti, Geremia, tutti i profeti dell'Antico Testamento che soffrono per amore di Dio, gli apostoli, ma tutti i santi della storia della Chiesa fino ai giorni nostri e fino alla fine del mondo, anche se soffrono a causa del Vangelo, perché sono coerenti al comandamento di Dio di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato, vivono l'esperienza profonda della gioia, perché sono nel bene, sono nella grazia, sono in Cristo, sono in Dio. E allora per questo proprio Paolo dice: anche se dovessero succedere cose incredibili nella vostra vita, anzi nella mia vita e nella vita di Paolo ne sono successe tante, io sarò sempre saldo nel Signore. Chi potrà mai separarci dall'amore di Cristo? Niente e nessuno, solo noi possiamo separarci dall'amore di Cristo. E allora seguiamo ancora una volta l'invito di Giovanni Battista a guardare il nostro Signore, a volgere lo sguardo a Gesù. Perché se guardiamo Gesù, anche le nostre pene, le nostre sofferenze hanno un senso, un significato diverso e più profondo. E la vita diventa non più facile, ma più bella. E la vita diventa una baldanza di cose da fare o da ridere, ma diventa più vera, ma soprattutto diventa più buona. E allora così possiamo rendere testimonianza. Qual è la testimonianza di cui Gesù ha bisogno? Il Vangelo di Giovanni, che in questa terza domenica noi ascoltiamo, ci invita soprattutto a rendere testimonianza a Gesù. Questo Vangelo, il quarto Vangelo, è stato scritto come una sorta di processo che si vuole effettuare, concretizzare nei confronti di Cristo, e Cristo ha bisogno di testimoni. Tra questi c'è Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista guarda a ciascuno di noi, perché siamo noi a rendere testimonianza a Gesù, perché se noi viviamo la vita della grazia, se noi viviamo veramente la vita cristiana, se nell'ascolto della parola di Dio, ma soprattutto nella pratica, riusciamo a vivere di Cristo, ovviamente con l'aiuto della preghiera e fuggendo le occasioni di male, e allora noi possiamo testimoniare al mondo che solo Gesù è il Signore. Quel bambino che tra qualche giorno contempleremo e soprattutto stringeremo tra le nostre braccia ci inviterà a rendergli testimonianza, e soprattutto a rendere testimonianza a questo nostro mondo. E saremo noi con la nostra vita a dire che proprio Lui è il Signore, colui che rende
le vite di ciascuno di noi, la vita di ognuno di noi, non solo unica e irripetibile, ma soprattutto bella, anzi, bellissima.